Ragazze, ciao ragazzi, bentrovati, bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, sono tornata con un video tag perché sapete che i video tag nel mio canale non possono mancare. Il video in questione è un tag che è stato ideato da Ada del canale Adelaide. Sì, leggo bene, e vi lascerò quindi il link giù in info box e vi lascerò anche il link del canale di Sara, l'angolo degli arcani, perché io ho visto questo video tag nel suo canale, mi è piaciuto, è simpatico, servono sempre a conoscerci e quindi cominciamo subito con il tag. Il titolo è: E tu, di che pasta sei fatto? Allora, cominciamo subito. La domanda numero 1. Ho qui il computer dove leggo le domande, oggi non sono fornita del mio quadernetto. Domanda numero 1: ti ritieni una pasta lover? No, sinceramente no, perché non sono molto amante della pasta. La mangio, non dico che non mi piace, ma ogni tanto non sono un'abitué della pasta. Domanda numero 2: consumi pasta quotidianamente o la limiti per esempio al fine settimana? Allora, ci sono settimane in cui non la mangio neanche una volta, come ci possono essere settimane in cui la mangio una barra due volte. Ma ripeto, mangio molta poca pasta, preferisco più il secondo o se appunto devo aggiungere il carboidrato, magari un pezzettino di pane, però insomma la pasta non sono molto fanatica. Domanda numero 3: preferisci la pasta secca o quella fresca? Allora, preferisco sicuramente quella fresca perché chiaramente ha un sapore nettamente diverso, soprattutto quelle con ripieno. Ma quando insomma la cucino la maggior parte delle volte quella secca, quindi la pasta, quella che comunemente compriamo al supermercato, anche per una questione molto spesso di facilità o perché sicuramente un pacco di quella pasta lì te la trovi in dispensa, ecco tutto qui. Domanda numero 4: 5 marchi top per te. Allora, sicuramente la Barilla, ora non vorrei fare grandi pubblicità perché è una pasta al dente che mantiene la cottura e quindi mi piace. La Divella, la Poiatti e siamo a tre. Per quanto riguarda quella fatta in casa, aggiungerei la Triolo, che non so se è presente un po' dappertutto, ma fa delle lasagne fresche che sono la fine del mondo. E poi quella dell'Eurospin, la linea integrale, che adesso non mi ricordo qual è la marca, magari se riesco vi lascio il nome nell'info box. Non mi sta venendo, la compro spesso, ma non mi sta venendo qual è la marca, forse è Tremolini, non mi voglio sbagliare. Magari ve lo faccio sapere. E quindi, insomma, questi sono quelli più preferiti. Domanda numero 6: quali sughi, condimenti abbineresti a ciascun formato elencato precedentemente? No, ne ho saltato una. Quindi, dopo la 4 sono i 5 marchi top per te. Ok, li ho detti. La domanda numero 5: sono 5 formati di pasta preferiti. Ci siamo. E allora, 5 formati di pasta preferiti sono rigatoni, pennette, farfalle, tortellini e riso, che poi non so se posso includerlo nel formato di pasta. No, magari escludiamo il riso e quindi aggiungerei i fusilli. Ok, e adesso quindi mi riallaccio alla domanda numero 6 che mi chiede quali sughi, condimenti abbineresti a ciascun formato elencato precedentemente. Allora, ai rigatoni abbinerei sicuramente il pomodoro, quindi rigatoni alla norma con pomodoro e melanzane ricotta salata. Le pennette le farei sicuramente col pesto, le farfalle con la panna, i tortellini in brodo e i fusilli col tonno, pomodoro e tonno, sì. Domanda numero 7: hai mai fatto la pasta in casa? No, non l'ho mai fatta, non, sinceramente non ci ho neanche mai provato, quindi no, non l'ho mai fatta. Domanda numero 8: prediligi la pasta bianca oppure l'integrale? Allora, prediligo se la devo mangiare
quella bianca, sicuramente, ma negli ultimi 10 anni raramente compro quella bianca e compro più quella integrale o addirittura spesso quella là di riso o di farro, che sono veramente, veramente buone. Ma quello è legato a un mio gusto personale, a un mio stile di vita, di alimentazione personale. Però diciamo che la pasta con tutti i suoi sacramenti è la pasta bianca. Domanda numero 9. Cosa ne pensi delle paste 100% legumi? Mai provate? Allora, non le ho mai provate, le voglio provare. Infatti, come ho commentato anche sotto il video di Sara, quella là alle lenticchie, mi piacerebbe provarla. Anche se, non lo so, sono un po' titubante sul sapore, perché a mio avviso, se mi devo mangiare un piatto di legumi, preferisco mangiarmi appunto i legumi freschi, quindi o lenticchie o fagioli, e mangiarle sotto forma di pasta, non lo so, e mi viene in mente anche, cioè mi viene da pensare come dovrei cucinare questa pasta eventualmente, con quale condimento, quindi la vorrei provare, però non sono molto sicura se insomma può piacermi oppure no. La domanda numero 10, se vuoi tagga qualche pasta lover. Io non so se ci sono delle paste lover che mi seguono, però comunque sia, siete tutte taggate, quindi chi insomma vuole farlo, se c'è qualcuno che piace fare questa tipologia di pasta anche per conoscere adesso anche i gusti anche un po' più personali, quindi sul cibo, perché spesso magari parliamo della casa, detersivi, spesa, ci sta anche il cibo, quindi le nostre preferenze sul cibo, per cui chi mi segue siete tutte taggate. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!